Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Warframe! Allora ragazzi, come potete vedere, Stainax è arrivato. Il problema di ieri sera, che a quanto pare ha bloccato la diffusione di questo nuovo Warframe, è stato risolto, o comunque sta venendo risolto. Quindi non disperate se ancora non avete ricevuto la vostra copia di Stainax, molto probabilmente nelle prossime ore o nei prossimi giorni lo riceverete. Basta semplicemente fare il login in gioco entro il 21 di settembre. Lo ricordo ancora una volta, casomai non l'aveste recepito. Ma detto questo, ragazzi, vi devo segnalare anche un'altra cosina, ovvero un errore che ho commesso nel video di ieri sera. Perché nella fretta di farlo uscire, vi ho detto che non tutte le meccaniche, non tutte le nuove modalità di gioco sono già arrivate in gioco, appunto, ma alcune arriveranno la settimana prossima. Tra queste vi ho parlato della caccia agli Archon. In realtà non è così. La caccia agli Archon è già disponibile, ragazzi. Quello che arriverà la prossima settimana sono le missioni settimanali legate alla garrison del nostro Cal, ovvero alla sua guarnigione. Mentre per quel che riguarda appunto la caccia agli Archon, eccola qui. C'è già addirittura una tab apposita qua in alto a destra e come potete vedere, eccola qua. Una caccia agli Archon. Si compone praticamente di tre missioni, un po' come già succede per le sorti, ma con nemici di livello molto molto più elevato rispetto a quelle a cui siamo abituati nelle sorti normali. E l'ultima è sempre una resa dei conti con un Archon. In questo caso dovremmo avere a che fare con Boreal. Queste missioni particolari, queste caccia agli Eidolon, hanno durata settimanale e quindi vuol dire che le potremo affrontare solo una volta a settimana. Ma detto questo, quindi, fatta questa doverosa correzione rispetto al video di ieri sera, andiamo a vedere il Leverian del nostro Stainax. In realtà, ragazzi, la mia intenzione per il video di questa sera era mostrarvi la quest Veilbreaker, che ho registrato prima di cena. Ma sfortunatamente Streamlabs ha pensato bene di non registrare nessun audio, né quello del mio microfono, né tantomeno quello del gioco. E quindi mi trovo nell'imbarazzante situazione di avere un video completamente muto che non ho la più pallida idea di come iniziare ad editare. Voi direste, beh, rigioca la quest. Beh, purtroppo non è possibile, almeno per il momento. La quest Veilbreaker non è rigiocabile. Probabilmente lo diventerà più avanti, come è successo per la New War, che adesso è rigiocabile. Però, appunto, al momento ho questo impasse. Ma detto questo, andiamo a sentire cosa ha da raccontarci il nostro Drusus Leverian a proposito di Stainax, quindi andiamoci subito. History has taught me that people praise their ancestors because they never knew them. Ok, eccoci qua ragazzi. Quindi abbiamo il 50° Warframe, Stainax, come al solito facciamo una donazione. 10.000 monete direi che sono più che sufficienti, 10.000 crediti per il Leverian. Very generous, thank you. Lo so, io spero che ne arriveranno altri. Ero un po' preoccupato che avessero già rassegnato le dimissioni al povero Drusus, perché era un po' effettivamente che non ne stavano arrivando di Leverian, quindi sono molto contento di vedere questo di Stainax, ragazzi. Ma ascoltiamo un po' che cosa ha da dirci. Stainax, the hoplite, the spear carrier, the shield bearer, the hero. We all know the story of Stainax and Leviathan. How wily Arya outwitted the cult leader they called the Philanthropist and called her Warframe ally down into the very heart of his monstrous laboratories. And no wonder, because these events did not happen in some distant epoch, in the times of the Orokin Fall, the Great Unraveling, the Age of Despots, or the Smaragdine Concord. They happened surprisingly recently. Ok ragazzi, quindi ci sta raccontando la storia che ci è stata già mostrata
nel trailer anime introduttivo di Stainax. Vi metto sicuramente il link in descrizione se non avete visto quel video, perché merita davvero tanto, ragazzi. We have so many monsters. Every child in Orokin times heard legends of the Bellygaunt, the Slaver, and the Venomous Thrax. Those were only stories, but one was real. Its creator was dubbed the Philanthropist. A Corpus renegade, he established a cult in a formerly desolate region, in a location which I have agreed to keep secret to deter would-be looters and amateur archaeologists. The site was never abandoned, you see, and one person's historical curiosity is another's beloved home. With science, this philanthropist ensured ever more bountiful harvests and secured himself both gratitude and worship. Legend says he would travel the system, seeking out parentless children to shelter and educate. But this apparent charity concealed a darker purpose. Eh già, uno scopo veramente molto molto oscuro. E lo sappiamo bene, almeno, sempre che abbiate visto il trailer, ragazzi. E questo è lo scudo di Stainax, Tarros. The shield of Stainax. Emblematic of his vow to protect those in danger. Young Arya was certainly in danger, and well she knew it. Along with her older brother, Darrow, she was one of the philanthropists chosen. When they came of age, they would be summoned for a ceremony called Ascension Day, at which they would be taken to dwell with the philanthropist in eternal paradise. Certainly, none of those taken were ever seen again. I do not know how Stainax became Arya's protector, but I am certain Arya knew that when the philanthropist came for her, her ally would be waiting in the shadows. Ok, in effetti non ci è dato sapere come Arya, adesso sappiamo il suo nome, ha avuto modo di contattare Stainax. E questo invece è il Leviatano, il Leviathan, ovvero quel ammasso di corpi che aveva messo assieme il filantropo utilizzando i bambini cresciuti. Anche se qua è raffigurato molto diverso da come l'avevamo visto nella rappresentazione animata, ragazzi. Allora, sentiamo un po'. This was the fate of the chosen, to be merged together into a single monstrous mass, Leviathan. What possessed the philanthropist to create such a travesty? We can only speculate. But we know that he had been studying the infestation and that he believed warframes to be weak and obsolete. Perhaps he craved domination over others. Perhaps he yearned to create new life. Life over which he alone was God. Regardless, he was too much of a coward to pilot the thing himself. That was to be Arya's role. But Arya called upon Stainax, who, if the ruins of the temple roof are any indication, made an explosive appearance. Faced with the certainty of defeat, the philanthropist clambered into Leviathan and took command of it. Ok, praticamente ci sta raccontando la storia che già abbiamo avuto modo di vedere, però è interessante vedere le piccole discrepanze tra la versione animata e il racconto di Drusus. Sketches of the Sinmore helmet were discovered among Arya's possessions, implying Stainax had a different earlier appearance. Arya must therefore have been in contact with Stainax long before her Ascension Day. But how? There is a story that crops were found flattened in those fertile fields in the shape of a lotus flower. Not easily visible from the ground, but detectable by an automated satellite. Stainax was there to defend Arya, and defend her he did. Colossal fist met unyielding shield again and again, with agility and endurance. The warframe outpaced his towering foe. As the warframe and the monstrosity did battle, Arya saw a familiar face among the multitude.
Her brother, Darrow, his blank eyes showing no sign of recognition. Non mi soffermo molto sulla storia, ragazzi, perché bene o male grazie al trailer già la conosciamo. E qui invece abbiamo la Fentis, la Speargun Signature del nostro Steinax. As Steinax struck and struck again with the Aphentis, making little headway against the relentless Leviathan, a final desperate scream from Arya achieved the impossible. It awoke Darrow. From out of those thousands of fused bodies, a single mind was suddenly saying no. Latching his remaining arm around his tormentor's throat with the very last of his life's strength, the doomed Darrow distracted the philanthropist long enough for Steinax to act. One last act of love and protection for his sister. But the Warframe hesitated. It seems he understood the importance of Darrow's rebellion. If one mind could turn upon its master, why not all of them? With but a gesture, he gave the captive minds their freedom. Suddenly awakened and aware of their hellish plight, the damned townspeople tore at the philanthropist's exposed face, the Leviathan's body coming apart as arms broke free from the mass, clawing for revenge. Together, they dragged the screaming philanthropist down, rending and tearing. In that moment, we can be assured the philanthropist knew the depth of his failure, his defeat. Without worshippers, a god is nothing. And Steinax delivered the final, merciful stroke. Ok, ci attende l'ultima stazione dove, come possiamo vedere, ci attende Steinax in tutta la sua bellezza. Imagine the horror the non-chosen felt in the aftermath. Fear, uncertainty, and above all, unquestioned habit had allowed a monster to flourish. Arya took over the cult and made it a community instead. They still thrive to this day, or so it is claimed. Steinax is the story's hero, but it was Arya's courage that summoned him. All revolutions begin when one voice dares to say, I will not. Somehow, across the dark reaches, Steinax saw that courage burning bright and swore it would not stand alone. I would visit Arya's temple myself, but I am indisposed at present. A long-standing condition. All donations are, of course, appreciated. Ok. Bene, quindi il nostro Drusus ci ha raccontato la storia. Questo. Ma. Ok, scusate ragazzi, mi sono fatto distrarre da questa strana piattaforma. Però praticamente Drusus ci ha raccontato la storia che già conoscevamo dal trailer. Allora, visto che come al solito immagino ci sia la carta Prex relativa al Warframe di questo Leverian, quindi la carta Prex di Steinax, sospetto che si trovi su questa misteriosa piattaforma, ragazzi. Ah, ecco, di qua si sale. Ok, molto probabilmente qua, visto che è una cosa abbastanza segreta, si troverà la carta. Il fatto è che, vi ricordo, per avere la carta bisogna avere il Warframe al livello 30. E dato che il mio Steinax al momento è ancora a livello 0, beh, non ho nessuna certezza, non posso mostrarvela, però presumibilmente sarà qua sopra. Detto questo, usciamo da qua e ci salutiamo, ragazzi. Mi dispiace appunto per il clamoroso fail della quest Veilbreaker. Non so ancora bene come fare, ma sicuramente vi porterò un video dedicato alla quest. Devo soltanto trovare il sistema e lavorarci un bel po' sopra, molto probabilmente. Comunque, come vedete, di cose di cui parlare relative all'aggiornamento Veilbreaker c'è solo l'imbarazzo della scelta. E detto questo, ragazzi, come sempre, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!